A tutti voi bentornati in onda. Dunque, Vincenzo Boccia è il nuovo presidente di Confindustria. L'imprenditore salernitano ha battuto il bolognese Alberto Vacchi sul filo di lana per 100 voti a 91. E per lui subito uno scoglio da affrontare, perché Confindustria insieme a Federmeccanica è stata al centro degli attacchi dei leader delle tre sigle sindacali CGIL, CISL e UIL, che non hanno risparmiato dure critiche neanche anche al governo Renzi sul rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, con assemblea partita da Torino in vista dello sciopero unitario programmato per il 20 aprile. Allora, la giornata nel servizio di Marita Ballesi. Il contratto unisce, mette insieme tutti i lavoratori. Altro che non c'è l'attenzione sul contratto. Federmeccanica ci ha detto: ma che volete che i lavoratori si interessano del contratto? Noi le organizzazioni ci tengono a rinnovare il contratto. Il rinnovo del contratto dei metalmeccanici ricompatta i sindacati, che dopo anni di divisioni torneranno a scendere in piazza insieme il 20 aprile contro Federmeccanica, che non intende prevedere alcun aumento di busta paga se non dal 2017 per quei lavoratori al di sotto di un salario minimo di garanzia, per concentrare invece gli incrementi esclusivamente sulla contrattazione aziendale. Una scelta che ha portato sul piede di guerra FIM, FIOM e UILM, i cui leader nazionali si sono riuniti in assemblea a Torino con quasi 1000 delegati per chiedere di rivedere i termini contrattuali e soprattutto prevedere immediati adeguamenti salariali per tutti i lavoratori del comparto. La posizione di Federmeccanica, che di fatto è sostenuta anche da Confindustria, punta a modificare, a cancellare definitivamente il ruolo del contratto nazionale nel nostro Paese. E questo è un punto per noi non accettabile, e al di là delle nostre differenze è prevalso il fatto che siamo ad un passaggio storico, che di nuovo sul tavolo dei metalmeccanici si pone una questione generale di sistema di relazioni del Paese, e quindi ci siamo assunti unitariamente la responsabilità di far cambiare idea a Federmeccanica, e per farlo c'è bisogno del massimo di unità dei lavoratori, delle lavoratrici, e da qui nasce anche la proposta di sciopero, di mobilitazione. Dobbiamo fare in modo che lo sciopero del 20 sia uno sciopero sentito e soprattutto uno sciopero partecipato, perché noi riteniamo che la nostra non sia una battaglia di retroguardia, sia una battaglia invece di civiltà, e sia per lo sviluppo. Cioè, noi facciamo questa battaglia per lo sviluppo. Rinnovare un contratto a 1.400.000 lavoratori significa far ripartire gli investimenti, far ripartire tutta una serie di i consumi in modo particolare, perché alimentano anche i consumi. Tenere invece ferma una grande categoria come la nostra significa, la più grande categoria dell'industria, il secondo paese industrializzato in Europa, significa purtroppo dare indirettamente una risposta negativa alla ripresa di questo paese. A 6 mesi dall'avvio del negoziato la posizione di Federmeccanica si è letteralmente marmorizzata. In 13 incontri Federmeccanica ha presentato una proposta salariale piena di contraddizioni e non l'ha modificata neanche di una virgola. Questo ha dimostrato un'ostilità al negoziato che per noi non è accettabile, e soprattutto allontana la possibilità di far arrivare in tempi brevi un contratto. L'unità per noi serve non semplicemente a scioperare, l'unità è l'unità per il contratto. Da Torino poi un messaggio chiaro al nuovo leader di Confindustria, Vincenzo Boccia, che secondo Landini avrebbe più volte sostenuto di appoggiare in toto la posizione di Federmeccanica a scapito dei lavoratori. Tutti debbono sapere che quella proposta lì, così com'è, porta a uno scontro nel Paese, non porta ai contratti. E quindi, se si vuole davvero cambiare questo Paese, le imprese da sole non vanno da nessuna parte. Hanno bisogno dei lavoratori e debbono riconoscere le organizzazioni che i lavoratori scelgono di farsi rappresentare. E quindi, da questo punto di vista, se non vogliono aprire una fase ulteriore di scontro in questo Paese, ma vogliono affrontare i problemi del Paese, quindi anche dei lavoratori, debbono cambiare la loro posizione e
togliere dal tavolo l'idea di superare il contratto nazionale di lavoro. Noi su questo non saremo mai d'accordo. I sindacati, Landini in primis, hanno poi attaccato il governo Renzi che con gli ultimi provvedimenti come il Jobs Act avrebbe favorito solo le imprese, dimenticandosi completamente delle esigenze dei lavoratori. Il governo non è che è stato assente, quanti soldi ha dato alle imprese? Se guardiamo i provvedimenti degli ultimi anni, mettiamo assieme quanti sgravi sono stati fatti alle imprese, mettiamo assieme le leggi del Jobs Act sbagliate che sono state fatte per cui oggi è più facile licenziare, vediamo sulla questione degli appalti come si sta muovendo, quindi il governo non è che è stato neutro. Ha fatto politiche che hanno mandato il messaggio alle imprese: potete fare quello che volete perché adesso potete licenziare, vi faccio pagare anche un po' meno di tasse. Quindi il governo non è che è stato neutro, ha appoggiato, non a caso oggi Federmeccanica ci sta dicendo basta col contratto nazionale di lavoro utilizzando tutto ciò che il governo gli ha dato. Passiamo a notizie di cronaca. Abusato ripetutamente di una tredicenne sofferente di un parziale deficit mentale, l'uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri di Ovada. Approfittando delle sue condizioni la portava a casa sua o in luoghi isolati, minacciandola di non dire nulla né ai genitori né a chiunque altro. Numerosi testimoni però che, notando le sue attenzioni particolari verso la ragazzina, si sono rivolti all'arma che, avviate le indagini, è riuscita ad inchiodare il pedofilo che ora si trova rinchiuso nel carcere di Alessandria ed è stato condannato per stalking un istruttore di equitazione Ossolano che nel 2010 aveva avuto una relazione con una sua allieva minorenne all'epoca dei fatti. Vediamo. È finita con una condanna a un anno per atti persecutori e sostituzione di persona la relazione tra un istruttore di equitazione Ossolano, all'epoca dei fatti quarantenne, e la sua allieva che di anni ne aveva 17. La vicenda risale al 2010. Il rapporto era terminato quando la madre della giovane l'aveva convinta a lasciare l'uomo molto più grande di lei. Secondo quanto raccontato dalla ragazza, però, che si è costituita parte civile con l'avvocato Maria Grazia Rodari, l'istruttore, difeso dall'avvocato Marisa Zariani, non si sarebbe rassegnato alla fine della storia, avrebbe iniziato a perseguitarla. Secondo l'accusa, lui avrebbe cercato di allontanarla dalla famiglia, contraria alla loro relazione. Le avrebbe mandato una serie di sms, sono quattro quelli incriminati, spacciandosi per un amico della ragazza che cercava di convincerla a riallacciare i rapporti, come «Ciao, ho verificato, non ti ha raccontato bugie», poi il giorno seguente «Ora tocca a te dirgli qualcosa». Gli hai dato qualche spiegazione a lui per poi concludere con «ciao, gli hai parlato», messaggi ai quali la ragazza non aveva risposto. Secondo l'avvocato difensore Zariani non si tratta certo di messaggi che incutono timore, anche se la ragazza ha riferito di aver provato uno stato di paura e di ansia tanto da assentarsi per alcuni giorni da scuola, assenza che secondo il legale difensore dell'imputato non corrisponderebbe ai giorni di invio dei messaggi. Andrea era il nome che lei usava per non farsi scoprire dalla madre, aggiunto Zariani. L'aveva memorizzato così nel cellulare e sapeva benissimo chi era in realtà. Secondo la difesa, la ragazza alla polizia consegnò solo i messaggi dell'imputato e non i propri e non disse di avere in uso più di un'utenza telefonica. Il PM Chiara Radica ha invece chiesto la condanna a 20 mesi, ridimensionata dal giudice a un anno con sospensione condizionale e non menzione. La difesa ha già annunciato l'intenzione di ricorrere in appello. È stato arrestato per violenze e minacce nei confronti della moglie. I carabinieri lo hanno colto proprio mentre la prendeva a calci e pugni. L'uomo è un 52enne disoccupato residente nel Roero. La donna, 32 anni, di origine romena, è stata medicata all'ospedale San Lazzaro di Alba. Nell'abitazione dell'uomo i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche due fucili regolarmente denunciati. E ora gli ultimi colpi di scena sull'omicidio di Gloria Rosbock. Danilo Gobetto. È tornato in procura Gabriele De Filippi, il giovane assassino di Gloria Rosbock, l'insegnante di Castellamonte a cui aveva sottratto 187.000 euro e che aveva ucciso il 13 gennaio scorso.
Il ragazzo, accompagnato dall'avvocato Pierfranco Bertolino, ha risposto alle domande del procuratore capo Giuseppe Ferrando. Il confronto è durato circa 7 ore. Si tratta della seconda parte di un lungo interrogatorio. La scorsa settimana era già stato sentito dal magistrato per oltre 9 ore. Proprio le sue dichiarazioni, insieme a quelle già rese dal complice ed ex amante Roberto Obert, hanno aggravato la posizione di Efisia Rossignoli. Il nome della donna è ora ufficialmente nel fascicolo per omicidio. Era già indagata per truffa per aver fatto nel 2013 la telefonata a Gloria Rosbock, spacciandosi per una direttrice di banca e rassicurarla sul destino dei 187.000 euro consegnati a Gabriele. Ora invece avrebbe avuto un ruolo anche nell'omicidio della professoressa. Gli investigatori sospettavano di lei dopo aver scoperto che il giorno del delitto c'erano stati ben 11 contatti telefonici tra Efisia e Gabriele. Intanto si cerca anche di comprendere il ruolo di Sofia Sabù, l'ex fidanzata di Gabriele che dopo l'omicidio si era ritirata per un periodo in Marocco, sua terra d'origine. A lei a gennaio il ragazzo aveva confessato il piano di uccidere Gloria, spiegando che l'idea era di Obert, ma che anche sua madre Caterina Battista era d'accordo. Un piano però che la ragazza non aveva raccontato a nessuno, nemmeno dopo la scoperta che la professoressa Rosbock era misteriosamente scomparsa nel nulla. Altri aspetti della vicenda potrebbero emergere nei prossimi giorni. Il procuratore capo Ferrando metterà di fronte faccia a faccia De Filippi e Obert per un confronto che potrebbe essere decisivo. E ora parliamo di mutui. Ci sono buone notizie per chi risiede o lavora in Valle d'Aosta, regione che per rilanciare i consumi e gli investimenti ha tagliato i tassi del 50% per quelli concessi sui fondi di rotazione. La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato una delibera che dimezza i tassi per i mutui concessi sui fondi di rotazione, portandoli nella maggior parte dei casi dal 2% all'1%, una misura che varrà anche per l'acquisto della prima casa. Il documento approvato contiene infatti un'indicazione all'assessorato del bilancio, all'assessorato alle opere pubbliche e a Finaosta, finalizzato a rimodulare con un nuovo regolamento ognuna delle diverse fasce. Abbiamo proposto una manovra di forte impatto economico, è una manovra che va nella direzione di ridurre del 50% tutti i tassi applicati ai mutui a valere sulle imprese commerciali, sulle imprese turistiche, sui fondi di rotazione riguardanti l'edilizia convenzionata e sulla parte riguardante i mutui prima casa. L'obiettivo di questo quindi è di tener conto di un allineamento della situazione ai tassi che esistono all'interno della comunità europea. Constatato che oggi i fondi di rotazione si alimentano o si autoalimentano con regolarità, oggi siamo nella condizione di approvare questa importante riduzione dei tassi. Questo va nella direzione di stimolare l'economia, di far ripartire i consumi, di incentivare il ricorso al credito, soprattutto per in qualche modo immaginare l'acquisto di beni durevoli come la casa. In questo caso noi immaginiamo e speriamo un effetto traino circa il settore dell'edilizia con tutti gli indotti che ne conseguono. Quindi è una misura molto forte, molto importante di sostegno e di incentivo all'economia che va nella direzione di spingere affinché il sistema Valle d'Aosta continui a produrre lavoro e ricchezza con tutti gli effetti positivi che ne conseguono. La riduzione dei tassi andrà a vantaggio sia di chi ha già stipulato dei contratti, come nel caso dei quasi 9.000 mutui prima casa già in essere, sia di chi vorrà fare nuovi investimenti. Vale su due fronti, sono condizioni migliori per tutti i contratti in essere che subiranno praticamente una riduzione dei costi del 50%. Al tempo stesso, per chi immagina di investire, quindi noi speriamo che ci sia ancora una propensione ad investire in Valle d'Aosta, oggi siamo nella condizione di offrire condizioni assolutamente in linea con le migliori condizioni europee, cioè tassi anche a lunga durata all'1% sono condizioni di mercato assolutamente vantaggiose. I prezzi al consumo nel mese di marzo a Torino hanno registrato una variazione del più 0,3% rispetto al mese precedente e di meno 0,2% rispetto ad un anno fa. Tra i prodotti con segno più, gli alimentari, soprattutto frutta e verdura, il trasporto aereo passeggeri e i servizi di alloggio.
tra quelli con segno meno i servizi sanitari, le spese per la salute e i pacchetti vacanza. In un anno il rincaro maggiore nei servizi postali e il calo più significativo il gasolio per riscaldamento. Parliamo del 10x10, il progetto dell'Urban Center sulla riqualificazione delle 10 circoscrizioni del capoluogo piemontese che oggi ci porta a Torino Esposizioni. Vediamo la clip. Il complesso di Torino Esposizioni nasce nel 1948 per ospitare il primo salone internazionale dell'automobile. L'edificio viene progettato e costruito da Pierluigi Nervi, ingegnere romano con impresa sempre basata a Roma, in collaborazione con l'ufficio costruzioni Fiat. Ed è subito un successo, presentato su tutte le principali riviste internazionali e conosciuto come il più bel palazzo che l'Italia abbia mai costruito. Nel 2003 l'edificio viene trasformato in seguito a un concorso per ospitare la pista di hockey dei Giochi Olimpici Invernali del 2006. Oggi l'edificio ospita alcune manifestazioni, come per esempio Paratissima, ed è ancora tutt'oggi ammirato da tutta la comunità internazionale che spessissimo viene a Torino per visitarlo. È ancora conosciuto come uno dei grandi e più noti edifici dell'architettura e dell'ingegneria italiana. È al centro di un dibattito da alcuni anni sulla sua trasformazione e recentemente la città ha appunto approvato, con il lancio di un'importante gara, la sua trasformazione in cittadella della cultura. In questo grande padiglione porteremo la Biblioteca Centrale Civica della città di Torino e integreremo questa nuova funzione culturale con le funzioni universitarie della Facoltà di Architettura, che verrà a realizzare grandi aule e laboratori didattici proprio nel padiglione 5, in una prospettiva unitaria che vede un grande campus della cultura che integra le funzioni universitarie della Facoltà di Architettura con le funzioni culturali della Biblioteca Centrale Civica. Un nuovo spazio urbano che i torinesi avranno modo di apprezzare, che siamo sicuri che possa rappresentare la grande operazione culturale della città dei prossimi anni. Una delle iniziative strategiche del Politecnico è l'allargamento, l'estensione del campus dell'architettura e del design presso il complesso architettonico di Torino Esposizioni. E noi crediamo che questo campus allargato possa contribuire all'attrazione di studenti di talento da tutto il mondo, di ricercatori di talento e anche nell'ambito del design, soprattutto all'attrazione di nuova imprenditoria. Sarà una biblioteca per tutti, un posto dove si avrà piacere di andare, di tornare, non solo per trovare un libro o per seguire un video, ma anche per incontrarsi con altri, per un gruppo di lettura insieme, per un gruppo di conversazione in lingua straniera, per bighellonare in mezzo agli scaffali e lasciarsi impressionare e colpire da qualcosa che magari non si aveva in mente prima e che fa piacere scoprire. Oggi noi per Biblioteca Centrale abbiamo sulle 700-800 presenze giornaliere. Sappiamo di essere non visionari dicendo che l'ordine nuovo sarà sulle 5.000 presenze giornaliere. Diventa veramente la piazza coperta della città in cui incontrarsi, spero, in un modo anche più arricchente di opportunità rispetto a come lo si fa oggi andando negli ipermercati o negli altri luoghi che oggi sono quelli di incontro per le persone. E ora il Vinitaly che si appresta a spegnere le sue 50 candeline. Intanto il Piemonte, con le sue colline patrimonio dell'UNESCO, si prepara a conquistare l'evento internazionale più importante del comparto vitivinicolo. La linea torna a Marita Ballesio. Un'edizione speciale con oltre 600 aziende provenienti dal Piemonte che rappresentano il 14% del totale degli espositori. Anche quest'anno la regione subalpina sarà presente in forze al Vinitaly di Verona, 50ª edizione, con un esercito di produttori tra consorzi, aziende e cantine. Quest'anno rinnoviamo l'estetica del nostro padiglione, ma non solo l'estetica, anche il contenuto, ci diamo una veste moderna. Piemonte, come dicevo prima in conferenza, è una regione che ha così tradizione, così cultura enologica,
che dobbiamo stare attenti che non ci considerino una regione statica, quindi vogliamo dare un'immagine moderna, così come sono i nostri imprenditori, i nostri viticoltori che in giro per il mondo si stanno facendo, stanno tenendo alto il nome del Piemonte. Il sistema camerale, pur nelle difficoltà contingenti di risorse, è vicino ai piccoli produttori. Abbiamo creato questa alleanza con Piemonte Land, di cui siamo contenti, per promuovere il nostro prodotto vino, non soltanto al Vinitaly, che è la vetrina per eccellenza, ma anche in altre occasioni in giro per il mondo. Saremo vicini a 200 piccoli produttori di vino e quindi i numeri continuano a essere importanti, ma quello che è importante è che l'export del settore vino in Piemonte Monte è quasi arrivato a 1 miliardo di euro e siamo al 18% del valore dell'export nazionale del vino, quindi il Piemonte si conferma un'eccellenza nel settore vinicolo. Un anno di innovazioni, di cambiamenti, nell'ottica di presentarci non solo come eccellenze del settore vitivinicolo, ma per la prima volta avremo anche altri prodotti DOP piemontesi che abbineremo i nostri vini, quindi faremo, anche grazie alla presenza di due chef stellati, degli abbinamenti enogastronomici sia per i visitatori sia per delle delegazioni che abbiamo organizzato insieme a Lice e a Verona Fiera. La più grande esposizione internazionale di vini e distillati sarà distribuita su 4 giorni, dal 10 al 13 aprile, e ospitata come di consueto negli spazi di Verona Fiere. Quanto è ancora importante una kermesse come il Vinitaly, in tempi in cui per farsi conoscere ci sono tanti altri mezzi, ma è ancora importante questo tipo di aggregazione? Direi che è importante per un'azienda che ha contatti internazionali, l'occasione per presentare i nuovi vini a tutti i vari operatori del mondo, e quindi siamo in primavera e quindi c'è l'occasione proprio di assaggiare i nuovi prodotti. Una volta il Vinitaly era il momento per prendere gli ordini, oggi non lo è più, è una vetrina di scambi, di pubbliche relazioni, e nel nostro caso, come Regione Piemonte, dedichiamo uno spazio importante a quei piccoli produttori che difficilmente avrebbero le risorse o si impegnerebbero a organizzare una loro presenza al Vinitaly. Vino sempre ambasciatore, settore vinicolo enogastronomico, un settore di traino economico per la regione, i dati lo confermano. Sì, è un settore che sta dando grandi soddisfazioni, con naturalmente anche settori all'interno che sono in piccola difficoltà, però tendenzialmente l'export aumenta il fatturato. Le imprese hanno capito che il nostro riferimento è una gamma alta di mercato, e lì ci stiamo collocando perché è una viticoltura di collina dove il lavoro manuale è importantissimo. Sicuramente il settore enogastronomico è un settore per il Piemonte di primaria importanza. Il vino ne è un ambasciatore, per cui il connubio enogastronomia e vino è connubio vincente e sono i veri ambasciatori del nostro territorio e vanno tutelati. Sequestrati 4 milioni di prodotti pericolosi dalla Guardia di Finanza di Torino in un maxi blitz anticontraffazione su giocattoli e articoli di bigiotteria quali orecchini, collane e bracciali. Le analisi chimiche effettuate dal laboratorio specialistico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli su alcuni di questi monili hanno infatti riscontrato la presenza di nickel in misura 40 volte superiore alla soglia consentita. È una percentuale che può provocare nel tempo patologie cancerogene e allergie. Tra i 14 denunciati anche 2 imprenditori che hanno immesso sul mercato i prodotti contenenti metalli pesanti pericolosi per la salute dell'uomo. Erano evasori e abusivi della professione. Stiamo parlando di un noto centro dentistico in Valle Bormida che ha evaso oltre 800.000 euro in 5 anni. Lo hanno scoperto le fiamme gialle della brigata di Canelli in provincia di Asti. Nel corso di alcune operazioni precedenti, inoltre, i militari avevano colto sul fatto un igienista dentale che esercitava abusivamente la professione di odontoiatra e di conseguenza i locali e le attrezzature per un totale di circa 90.000 euro sono stati sottoposti a sequestro preventivo. Sono partiti in Piemonte i primi casting per la prossima edizione di Miss Italia.
Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno. Sono Miriana, ho 19 anni, al momento faccio l'impiegata amministrativa, vengo da Borgaro, paese dell'ex Miss Italia Cristina Chiavotto. Diciamo una sorta di sogno anche per me. Chiudi le luci di casa. Mi chiamo Martina, faccio teatro e tennis e nuoto e ho deciso di partecipare a Miss Italia perché mia mamma mi ha detto che non ce l'avrei mai fatta. Quindi è diciamo una specie di riscatto. Mi chiamo Lidia, ho 17 anni, studio ragioneria. Ho deciso di fare Miss Italia perché lo guardavo sempre alla TV con mio papà quando ero piccola e quindi per me è come una sorta di sogno. Sono Sonia, ho 20 anni, faccio scienze della comunicazione e ho deciso di fare Miss Italia per un riscatto con mio padre perché non ho più rapporti con lui e quindi vorrei che mi notasse. Chi ha detto che tutto quello che cerchiamo non è sul palmo di una mano? Sono Chiara, ho 21 anni, lavoro come commessa, mi sono iscritta a Miss Italia un po' per gioco, un po' per vedere che cosa succedeva. Sono Elena, vengo da San Giorgio Canavese, frequento l'ultimo anno della facoltà di giurisprudenza, amo il mondo della moda e quindi mi sono iscritta a Miss Italia per vivere questa bella esperienza. Mi chiamo Letizia, ho 21 anni, vengo da Ivrea in provincia di Torino, sono al secondo anno di scienze dell'educazione e diciamo che mi sono iscritta a questo concorso come un'esperienza personale per conoscere nuove persone e per magari acquisire più sicurezza in me. Mi chiamo Susan, ho 18 anni, sono una studentessa e mi sono iscritta a Miss Italia perché mi affascina il mondo dello spettacolo, cinema, TV. Sono Irene, vengo da Torino, ho 20 anni, sono al terzo anno di giurisprudenza. La mia ambizione è quella di intraprendere la carriera magistrale, ho intenzione di fare il PM, mi piacerebbe, sarebbe il mio sogno. Voglio però in questi anni però concedermi sfilate, moda e teatro. Mi chiamo Dragana, ho 18 anni, frequento un istituto commerciale. Diciamo che mia cugina è riuscita a vincere il titolo di Miss Macedonia e quindi io ho voluto tentare in un modo anche qui in Italia, dato che adesso vivo qua. Fin da quando sono piccola ho sempre seguito in TV Miss Italia con i miei genitori e quest'anno mio papà ha deciso di iscrivermi a sorpresa. Credo che sia uno dei pochi concorsi in Italia che permette alle ragazze giovani comunque di effettuare un'esperienza e riuscire anche a inserirsi nel mondo della televisione e penso che sia un'ottima opportunità comunque per chiunque. E credo sia il concorso migliore che c'è in Italia a livello nazionale. È un concorso molto serio e che dà visibilità appunto a livello nazionale e anche all'estero comunque. E ho deciso di partecipare a Miss Italia perché adoro il mondo dello spettacolo e penso sia un ottimo trampolino di lancio. Cosa fare nel fine settimana? Cominciamo con un paio di proposte. Dalle pagine del sito internet langheroeromonferrato.net scopriamo come gli appassionati di motori scalpitano per la 28esima edizione del Rally del Tartufo che si presenta nel panorama rallistico piemontese con una nuova data di effettuazione. Abbandona infatti la canicola del mese di luglio per scegliere la fresca atmosfera primaverile del 2 e 3 aprile 2016. Il 28esimo rally del Tartufo si adatta bene anche al neonato trofeo Alpi Occidentali, allestito in collaborazione con altri organizzatori piemontesi avendo l'onore di esserne la gara di apertura. A seguire infatti prenderanno il via il 42esimo rally Coppa d'Oro il 23 e il 24 aprile, il 31esimo rally Città di Torino il 7 e l'8 maggio, il 52esimo rally delle Valli Ossolane il 18 e 19 giugno, il 15esimo Moscato Rally il 2 e 3 luglio e il 43esimo rally Team 971 il 17 e 18 settembre. Rimaniamo tra le pagine del sito, ma cambiamo argomento. L'amministrazione comunale di Frascaro, con la collaborazione della Camera di Commercio di Alessandria, organizza domenica 3 aprile la 17esima edizione della mostra mercato di piante, fiori e attrezzature per il giardinaggio, denominata Frascaro in Fiore. Si tratta della 17esima edizione della grande fiera regionale dedicata ai fiori e alle piante che attira ogni anno folle di visitatori.
Dalle prime ore del mattino fino al tramonto di domenica 3 aprile, le strade del paese diventeranno un meraviglioso giardino grazie alla presenza delle migliori aziende del settore florovivaistico. Il programma della manifestazione prevede anche punti di ristoro, animazione per grandi e piccini ed un servizio navetta gratuito. Frascaro in fiore è un'occasione da non perdere non solo da chi ama la natura, ma da tutti coloro che vogliono trascorrere una giornata all'aria aperta. Un'esplosione di colori e profumi riempiranno le vie del paese in un clima di festa, il tutto arricchito da numerosi eventi collaterali tra musica, arte, conferenze, cultura, cucina e molto altro ancora. Ora diamo spazio alle redazioni di Roma per la cronaca parlamentare e di governo. Beh, gli investimenti americani, noi avete visto i dati anche recenti rilanciati anche da alcune testate internazionali di grandissimo crescita degli investimenti stranieri in Italia, qualcuno dice anche troppo, 2013 12 miliardi di investimenti stranieri in Italia, 2015 74 miliardi. Una cosa che è impressionante, anzi qualcuno dice stiamo rischiando di svendere. No, non è così, secondo me stiamo attraendo. Domani vediamo IBM, abbiamo visto Apple, abbiamo visto Cisco, parliamo con tutte le principali aziende. Io credo che vada creato un business climate più semplice. C'è una cosa che gli americani apprezzano, è la stabilità. L'Italia è tornata un paese stabile. Questa stabilità, lasciatemelo dire, è il frutto delle riforme del governo. Che singoli episodi negativi e terribili, come se venisse confermato tutto, sono questi di Piombino, non possono in nessun modo offuscare, non possono in nessun modo gettare fango su un'intera categoria e nemmeno su un sistema sanitario, quello toscano e quello italiano. Ho avuto anche di recente esperienze familiari e trovo infermieri, persone, e non solo perché diciamo in questo caso era un mio familiare, ma in generale dedite al paziente, alla cura, all'assistenza,
anche quando insomma, a volte davvero diventa difficile. Un mestiere molto, molto duro da apprezzare, che singoli episodi negativi e terribili, come se venisse confermato tutto, sono questi. Domenica prossima, 3 aprile, al Candiolo Village sbarcano gli Hermanos, appuntamento alle 21 con il concerto del trio a chiusura della due giorni dedicata al Guitar Day, che vede tra gli altri la performance di Giovanni Baglioni, figlio del più noto Claudio Baglioni. Danilo Gobetto. È un tentativo di dare ai ragazzi la possibilità di vedere la chitarra in varie sfaccettature, non soltanto come siamo abituati a vederla oggi nel mondo contemporaneo, ma in mille altre sfaccettature. Quindi saranno una serie di masterclass in questi due giorni con un concerto appunto degli Hermanos Trio. Quindi per chiudere bene tutta la faccenda, questo trio praticamente estremamente virtuoso che chiuderà e farà i cosiddetti fuochi praticamente all'interno di questo stadio, di questo teatro. Nico Di Battista, Giovanni Baglioni, Maurizio Colonna, Vito Nico Paradiso sono tra i protagonisti del Guitar Day, la kermesse dedicata agli appassionati di musica e chitarra, in programma il 2 e 3 aprile a Candiolo. I quattro maestri presenteranno le loro personali tecniche e i loro stili chitarristici in una manifestazione che, oltre all'esposizione di chitarre, alla presenza di maestri liutai e alla partecipazione di scuole e accademie musicali che propongono corsi e servizi, vedrà proprio i quattro maestri della chitarra esibirsi dal vivo. Sabato 2 aprile salirà sul palco del Candiolo Village Giovanni Baglioni, mentre il giorno successivo, domenica 3 aprile, sarà la volta degli Hermanos Virtuoso Guitar Trio, band nata nel 2013 e formata da Nico Di Battista, Max Puglisi, Francesco Cavalieri. Noi veniamo appunto da tre esperienze musicali diverse e in realtà io, rispetto agli altri due, mi cimento anche sul basso e su altri strumenti. Per cui abbiamo cercato in realtà un suono all'interno di questo trio. Infatti Francesco usa una chitarra classica amplificata, Massimo una chitarra flamenco, quindi un suono molto più con attacco, molto più definito. Io uso il basso elettrico, spessissimo, quasi il 90% dei brani, quindi comunque si fonde un suono che è l'amalgama di tre suoni contemporaneamente. Io suono anche questo strumento che, come vedete, si chiama DB Guitar, uno strumento che faccio io, è uno strumento che permette di suonare il basso e la chitarra insieme. Quando suono con questo strumento col trio, in realtà siamo in quattro, perché in realtà c'è il bassista e altri tre chitarristi, quindi è un suono che si fonde all'interno di varie sfaccettature musicali. Bene, tutte le informazioni sul programma li trovate sul sito guitarday.it. Vi rinnovo l'appuntamento con nordovest.tv Medicina questo venerdì dalle 13.30 alle 15.30 in compagnia dell'urologo dottor Fedele Lassaponara e del chirurgo vascolare dottor Maurizio Rodio, che risponderanno in diretta a tutte le vostre domande. Noi ci fermiamo qui, la linea va al meteo e a tutti gli altri programmi. Grazie per l'attenzione e arrivederci. A voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vittis. Il tempo peggiore proprio sul nord-ovest italiano, anche nella giornata di venerdì. Infatti il sud è protetto in parte dall'anticiclone, anche se un po' più in ritirata rispetto ai giorni scorsi, però appunto sul nostro territorio andrà peggio, avremo molte nuvole con già delle precipitazioni in mattinata, soprattutto a nord del Po ed in particolar modo sui settori più settentrionali del Piemonte ma anche della Lombardia. Ma i fenomeni tenderanno a ruotare verso ovest e quindi a investire velocemente anche i settori occidentali, quindi la Val d'Aosta, tutti i settori occidentali del Piemonte, zone alpine, prealpine, pianure limitrofe, sin verso il Cuneese, quindi scendendo poi verso sud. Queste quindi le zone ove i fenomeni si manifesteranno in maniera più convinta, tant'è che potremo avere anche fenomeni di moderata o forte intensità. Altrove molte nuvole ma con pochissimi fenomeni decisamente più scarsi o blandi.
A tratti potranno verificarsi delle piogge anche in Liguria. Il vento debole in pianura tenderà invece a rinforzare da sud su zone alpine. La quota neve tenderà a calare sin verso i 1700-1800 metri. Per ora è tutto, buon proseguimento di settimana. Partiamo subito dall'Ariete. Siete molto attivi e reattivi, perciò le piccole difficoltà della giornata non scalfiranno il vostro ottimismo e la voglia di realizzare i vostri progetti. Non fermatevi davanti a un no, ma continuate a insistere. Toro, siete in attesa di una risposta di lavoro che potrebbe tardare. Non disperate però, perché ci sono ottime possibilità che sia positiva. In amore è il momento giusto per fare un passo importante. Gemelli, parole, oggi sembra che tutto il mondo non sia in grado di offrirvi altro. Invece voi vorreste fatti concreti, dato che vi sentite mancare il terreno sotto i piedi. Tranquilli, a breve potrete ottenere le sicurezze che volete. Cancro, non lamentatevi se le cose non vanno come volete voi, perché siete comunque ben supportati dalle stelle. Soprattutto in amore, settore in cui potreste far fatica a raggiungere ancora il giusto equilibrio. Leone, cercate di trovare un po' di serenità in voi stessi, altrimenti tra un po' rischiate di farvi il vuoto intorno. Gli amici possono comprendere i vostri stati d'animo, però voi non dovete mettere a dura prova la loro pazienza. Vergine, fate fatica a centrare i vostri obiettivi professionali in questo momento in cui il futuro potrebbe apparirvi un po' confuso. Perciò le stelle consigliano di stare fermi e di non muovere troppo le acque. Bilancia, c'è bisogno di fare un po' di ordine all'interno dei vostri pensieri. Sicuramente dovrete dare una priorità alle vostre scelte, altrimenti potreste perdere qualche treno molto vantaggioso. Scorpione, le persone a volte non sono quello che sembrano, per questo oggi rischiate di credere alle belle parole di qualcuno che vi fa più male che bene. Anche in amore non credete ciecamente a qualcuno conosciuto da poco. Sagittario, le idee non sono molto chiare, così potreste fare fatica a mettere a fuoco i vostri obiettivi. Sul lavoro rischiate di perdere una bella opportunità, mentre in amore ci sono alcune strade aperte che però non si concretizzano ancora come vorreste voi. Capricorno, sotto un profilo affettivo, una bella giornata all'insegna delle coccole e delle fantasie più audaci. Sul lavoro, però, evitate di assumere atteggiamenti poco lineari e concreti. Acquario, ogni tanto dovreste provare a spegnere la testa, dato che correte il rischio di fare cortocircuito. Troppi pensieri, troppi progetti, troppi lavori da iniziare. Pesci, l'amore richiede molte attenzioni durante questa giornata in cui vi sentirete molto ben disposti nei confronti della vita a due. Invece sul lavoro potreste essere svogliati e poco disposti al compromesso, e tutto ciò potrebbe rendere difficile la buona riuscita di un progetto che vi sta a cuore.